Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare di questo kit per il microfono wireless. Andremo a capire perché questo kit è davvero interessante, anche perché costa soli 149 euro. Il link di questo trovate in descrizione. E tra l'altro, poi, se il prezzo pieno è sempre 149 euro, non è la prima volta che ci sono dei coupon, quindi tenete d'occhio il prezzo. Bene, dunque, andiamo a vedere di che cosa si tratta e da che cosa è composto il kit, fino a poi andare a fare qualche prova audio con questo microfono. In questo momento io sto registrando con un microfono direzionale, sto registrando l'audio con un microfono direzionale che è attaccato direttamente alla macchina fotografica video mic della Rode. Dopo ve lo faccio vedere, che tanto lo vado a staccare per andare a collegare questo. E vabbè, qui ci sono un paio di carte. Questo quindi è l'astuccio, tutto liscio, pratico, comodo. C'è una cerniera e, una volta aperto, qui ci sono due scompartimenti. Da una parte quindi tutti i vari cavetti e dall'altra ci sono ricevitore e trasmettitore. Andiamo con ordine, quindi partendo dalla cosa principale. Questo qui è il ricevitore, quindi va messo o nella macchina fotografica o comunque nel dispositivo che sta registrando, per permettere la registrazione audio wireless. Dall'altra parte invece c'è l'altro oggetto, che è il trasmettitore, che tra l'altro ha un microfono qua sopra, quindi lui da solo già così può registrare audio, quindi andremo a testare questo. Questo kit è interessante perché al suo interno ha anche un lavalier, ovvero questo microfonino col filo che va ad attaccarsi al trasmettitore. C'è un'entrata jack per andare ad attaccare quindi un altro microfono. In questo caso si può usare il lavalier, che fa parte di questo kit, e tra l'altro è il motivo per il quale questo kit è davvero interessante, perché è completo di tutto, cioè quindi ricevitore, trasmettitore e anche il microfono lavalier, tutto a 149 euro, più ogni tanto qualche sconto. Qua avevate già visto, mentre tiravo fuori il microfono, questo cosiddetto gatto morto che si va ad attaccare sopra questo trasmettitore per usare questo microfonino, quindi per evitare che il vento ci dia fastidio nella registrazione. E altra cosa interessante, vabbè, anche questo che si va a mettere qua sopra nel lavalier, e poi questo microfonino è anche dotato di una clip che quindi permette di attaccarsi ai vestiti. Altra cosa interessante, per ricaricare questi due, trasmettitore e ricevitore, hanno USB-C, quindi anche questa è una buona cosa, e c'è un cavetto con due USB-C, quindi è un unico cavetto USB-A che si deve andare ad attaccare a un alimentatore a monoclassico, e dall'altra parte ci sono due USB-C, quindi tutti e due possono essere caricati contemporaneamente con un solo attacco. Ci sono poi ancora qua dentro altri due cavetti, e uno dovrebbe essere per poter collegare il microfono al telefono, perché ricordiamo che ci sono diversi standard di cavetti audio, che alcuni sono compatibili con alcuni modelli di telefono, altri no. E poi c'è quest'altro che dovrebbe essere quello che si va ad attaccare per esempio alla macchina fotografica. Quindi io vado ad attaccare il ricevitore adesso alla macchina fotografica e procediamo con i vari test con questo microfono e poi il lavalier, per vedere che cosa cambia effettivamente. Questi due piccoli ricevitori e trasmettitori sono molto semplici, sono praticamente di plastica la scocca posteriore, c'è una clip in entrambi che tra l'altro si può incastrare nell'adattatore per i flash della macchina fotografica, oppure per esempio attaccarsi in tasca, quindi per avere il microfono con il lavalier e poi con la clip attaccarlo qua al collo. Per quanto riguarda il ricevitore, c'è un tasto per la sincronizzazione, mentre c'è un altro tasto che può andare a variare l'attenuazione in termini di decibel per ridurre il rumore ambientale. Per accenderli è semplicissimo, basta premere per circa 1-2 secondi tutti e due, si vanno ad accendere e subito dopo praticamente si riconoscono in automatico. Per quanto riguarda il ricevitore, c'è un piccolo schermino con due batterie, quindi va a indicare entrambe le batterie, sia di questo che dell'altro. Poi c'è una lineetta che va a indicare l'audio, che quindi viene riconosciuto ovviamente dall'altro trasmettitore, un'intensità di segnale e poi una piccola tacca che indica
un po' ricorda il segnale telefonico dei vecchi telefoni, va a indicare l'attenuazione che viene applicata premendo questo bottone qua sopra con su scritto dB, decibel appunto. Per quanto riguarda il trasmettitore, invece, ha allo stesso modo un piccolo schermino dove viene indicata la batteria, quindi del trasmettitore solamente, e l'intensità di segnale per indicare che sta trasmettendo. In basso c'è poi la stessa lineetta che indica l'intensità del suono che sta ricevendo e captando. E poi praticamente è come l'altro, ha nel lato USB-C per la ricarica e il jack, che in questo caso può servire per andare a collegare un microfono esterno, mentre nell'altro caso serve ovviamente per andare a collegarlo alla sorgente della nostra registrazione, cioè dove vogliamo registrare l'audio. Quindi, per esempio, se vogliamo utilizzare una macchina fotografica, attacchiamo qua il jack alla macchina fotografica e quindi il microfono della macchina fotografica non sarà più quello della macchina fotografica stessa, ma del trasmettitore. Prima di proseguire, vado un attimo ad attaccare questa alla macchina fotografica, così proviamo un attimo i microfoni per vedere come si sente. Ecco fatto, adesso il microfono che sta registrando è quello che c'è qua sopra. Io vado a metterlo qua per testare un attimo come funziona. Nel frattempo vi faccio vedere il microfono che stavo utilizzando poco fa nella macchina fotografica, e questo qua aveva il suo gatto morto, come al solito, messo qua sopra. Questo qui è un microfono video micro della Rode, trovate di questo il link in descrizione. Aveva questa piccola staffa che serve quindi a evitare urti al microfono e questo cavettino qua che era tutto in dotazione, quindi questo faceva parte di un kit. Se vi interessa trovate il link in descrizione. Per quanto riguarda questo microfono, invece, adesso che ho provato un po' come funziona, andiamo a vedere come funziona il lavalier. Per collegare il ricevente alla macchina fotografica, poco fa ho usato il cavetto che c'era in dotazione, quell'altro nero che è la stessa cosa di questo qua, serve per andarlo a collegare alla macchina fotografica. Dunque, qua mi basta semplicemente andare ad inserire il lavalier qua sopra e adesso quello che sta registrando è questo microfonino qua. Quindi anche questo ha questo attenuatore comodissimo e questa clip. È davvero molto piccolo, funziona molto bene e tra l'altro si possono scegliere di collegare qualsiasi altro tipo di microfoni, quindi per esempio io potrei andare tranquillamente a collegare questo al posto del lavalier. Andiamo a fare anche questa prova per vedere se con la trasmissione wireless viene la stessa di prima, quindi anche prima utilizzavo questo microfono ma attaccato lontano alla macchina fotografica, adesso invece lo andiamo ad attaccare qua sopra. Quindi adesso ho fatto un paio di prove audio, avete sentito la differenza più o meno. Adesso andiamo a staccare questo microfono qua e adesso sta funzionando questo qua. Ma semplicemente la connessione non è cablata alla macchina fotografica, ma è tramite wireless. Ovviamente adesso sono molto vicino, neanche 1 metro dalla macchina fotografica. Se vi interessa poi il test della distanza, andrò a fare un video comparativo di questo e anche di un altro kit per avere un microfono wireless della Rode, e sto aspettando che mi arriverà a giorni, e quindi poi in quel video andrò a fare un comparison dettagliato andando ad analizzare anche la distanza alla quale poi prendono questo qua e anche l'altro, perché sulla carta hanno una distanza, quindi un limite differente. Se siete interessati all'acquisto di questo microfono, il link di tutta questa attrezzatura, quindi sia del video micro sia del Moman C2, li trovate in descrizione. Se siete interessati anche a offerte di altri prodotti su Amazon, li trovate tutti nel mio canale Telegram, che vi lascio linkato sempre qua sotto. Sono tutte offerte selezionate da me e dal bot che ho sviluppato personalmente. Quindi per questo video è tutto, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video dove andremo a parlare di un'altra alternativa a questo microfono wireless. Questo qui è davvero interessantissimo perché a soli 149 euro, quindi 150, sia il kit di trasmissione wireless ma anche il lavalier. Ci vediamo al prossimo video, ciao!